Taglio del nastro ieri pomeriggio da parte dei due sindaci e dei rappresentanti delle due province per la strada carrabile complementare alla Statale 16 che collega Silvi con Città Sant'Angelo ad est della ferrovia. E si sono incontrati proprio al confine i due primi cittadini, che sono stati accompagnati da moltissimi cittadini che aspettavano la realizzazione dell'opera da decenni. Temperature alte, c'è tensione a prescindere, però quando si taglia il nastro al cospetto di un'opera così importante c'è la giusta tensione, lo possiamo dire. Ma indubbiamente sì, anche perché è un'opera che se ne parlava da 40 anni, sono 20 anni che diciamo, i miei predecessori hanno iniziato questo lavoro. Oggi portare a compimento un'opera strategica così importante per la città di Silvi e per i territori dell'area metropolitana di Pescara, secondo me è una condizione che ne vale la pena anche di prendere tutto questo caldo. Dunque siamo felicissimi, oggi è una grandissima giornata e soprattutto per il futuro della città. Una bellissima giornata di festa per un'opera attesa da tanti anni che oggi siamo felicissimi di poter regalare al territorio. Dicevi bene, non soltanto una via importante di collegamento tra i nostri comuni, ma anche una via di collegamento tra due province. È una via, peraltro, un'arteria che siamo certi snellirà di parecchio il traffico e decongestionerà il traffico che è abbastanza ingente sulla nazionale. Ci sono tanti elementi per i quali festeggiare. Avevamo promesso lo scorso anno di mantenere non soltanto l'impegno, ma anche i tempi. Ci siamo riusciti e siamo veramente tutti felici. È un'opportunità di vivibilità maggiore per entrambi, soprattutto per chi vive quell'asset viario che per anni, per decenni, è stato il collegamento tra Silvi, Città Sant'Angelo e Montesilvano, di cui parla la Nazionale, che ha sviluppato numerose abitazioni e oggi questa duplice parallela permette soprattutto una migliore vivibilità e una fruibilità, soprattutto anche per i tanti turisti che invadono Silvi, Città Sant'Angelo e Montesilvano, a poter accedere in maniera facile a tutto quello che è il litorale dell'Abruzzo.